unica associazione permessa. Qualsiasi forma di aggregazione era già stata soppressa con l'arrivo al potere di Mobutu. L'unica associazione che allora era tollerata era quella liturgica per l'animazione della messa. Era chiamata il coro o la corale. Sotto questo nome in pratica continuavano a esistere e a essere vive nelle missioni le varie associazioni giovanili. All'inizio la tolleranza era estesa anche alla Legione di Maria, perché sembrava che ne avesse fatto parte la moglie del presidente, la prima tra le tante, ormai morta. Il presidente medesimo era cattolico e battezzato. Quando il Papa visitò il Congo, regolarizzò il suo matrimonio con una delle diverse mogli che erano rimaste dopo la morte di quella cristiana. Dopo le restrizioni descritte, i giovani della nostra corale cominciarono a sabotare gli incontri. Prima le cose andavano abbastanza bene, ci tenevano alla loro associazione, organizzavano incontri e feste, avevano un fondo cassa per comprare qualcosa che li facesse stare meglio insieme. Anche se nell'aria c'era qualcosa di preoccupante, sembravano però soltanto chiacchiere. La situazione era calma. Una domenica, ricordo, facemmo le elezioni per la presidenza dell'associazione. Erano tutti giovani e il superiore aveva dato a me l'incarico di guidarli. Ci riunimmo dopo la messa festiva nella saletta a fianco alla chiesa. C'era entusiasmo, si improvvisarono una serie di comizi elettorali. I candidati esponevano i loro programmi con enfasi e calore, anche un po' esagerato. I sostenitori si agitavano e strillavano. Poi finalmente con calma l'elezione. Vinse un giovane che fece subito il suo discorso. Un discorso pieno di grosse parole, un programma roboante che richiamava applausi a non finire. Oltre agli applausi c'erano le consuete grida o urla con la mano davanti alla bocca. Tutto questo chiasso mi faceva una certa impressione, abituato com'ero alla nostra gioventù, ma lasciai fare. Improvvisamente tutti cominciarono a osannare il Presidente della Repubblica con le famose frasi politiche. Tacqui. Non capivo però cosa c'entrassero queste acclamazioni. Mi congratulai con il neoeletto e sciolsi l'assemblea. Si fissò l'appuntamento per la domenica seguente. Si doveva mettere in atto parte del programma proclamato e si doveva eleggere il Consiglio. Poi tutti erano d'accordo di concludere con una festa in onore dei nuovi eletti. Durante la settimana la radio e i giornali locali fecero conoscere il decretone di Mobutu. Il presidente, molto scaltro però, stava all'estero, dicevano in Cina, e chi operava era il primo ministro. Essendo la nostra città molto lontana dalla capitale, si pensava che conseguenze almeno immediate non ce ne sarebbero state. Invece, la domenica seguente, in chiesa, per cantare, la corale era completamente assente. Di giovani se ne videro solo un paio, che subito dopo la messa sparirono. Aspettammo nel pomeriggio, ma non si vide nessuno. Anche le strade erano deserte. Regnava dappertutto un silenzio misterioso. In missione, oltre alla delusione, c'era preoccupazione. Prima tanto chiasso, tanto entusiasmo, poi più niente, tutto finito. Sembrava strano. Ci consultammo tra missionari della città e venimmo a sapere che un po' dappertutto nei giovani regnava un senso di paura. Non volevano esporsi. Il presidente Mobutu aveva pronunciato un discorso intimorendo la gente. Dalla capitale venne l'ordine di togliere i crocifissi ovunque, anche dai nostri locali. Era ridicolo sostituirlo col quadro di Mobutu. Ancora più ridicolo si presentò il motivo. L'ammalato tra le sofferenze avrebbe preso la forza di guarire dal presidente. I luoghi dove era passato, anche da piccolo, dovevano diventare luoghi di raccoglimento, praticamente di culto, una vera e propria divinazione espressa anche con acclamazioni e urli in suo onore. Il suo nome era strillato con enfasi una infinità di volte. Mobutu, Mobutu sese seko. Non completo che significa un nome completo con sese seko, che significa gallo che non risparmia galline. Culto della personalità. Fu un momento difficile.
eravamo continuamente in contatto tra noi missionari. Qualsiasi notizia era comunicata agli altri. Cercavamo di agire uniti. Le direttive venivano dal vescovo, che cercava di non esporsi troppo, facendo delle riunioni riservate, quasi segrete. Come risposta alle ingiunzioni governative, per la domenica 8 dicembre si organizzò una grandiosa manifestazione religiosa. Da tutte le chiese della città si doveva partire in processione per incontrarci allo stadio dove tutti i sacerdoti, insieme al vescovo, avrebbero celebrato l'Eucaristia. Non doveva apparire come una risposta alle ordinanze governative, ma una specie di manifestazione con carattere penitenziale per acquistare le indulgenze del Giubileo, cioè dell'anno santo che stava per cominciare, quello del 1975. L'argomento della croce proibiva mettere, proibiva, metteva coraggio, l'argomento della croce proibita metteva coraggio tra i fedeli. La croce per noi è più che un segno. Tutti furono d'accordo di non toglierla mai. Si diceva, vengono a prenderla gli impiegati governativi. Anzi, più di qualche parrocchia stabilì che la processione verso lo stadio doveva avere come simbolo proprio la croce. Anche se qualcuno sconsigliava tale gesto, che poteva essere preso come una provocazione, l'idea piacque a molti e la misero in atto. Una specie di sfida. La croce, per la maggior parte della gente, era tutto, perché cristiani. Lo doveva apparire anche il governo. Si doveva manifestare la fierezza di esporre Cristo. Volevano togliere la croce? Noi l'avremmo portata con coraggio. Si stabilì comunque di lasciare libera ogni parrocca di muoversi verso lo stadio col segno che avrebbe creduto più opportuno. I fedeli della nostra parrocchia si prepararono a questa sfida. Ciascuno si costruì una piccola croce di legno. I segni esterni in Africa sono molto importanti. Tante volte ci si muoveva e ci si capiva solo attraverso dei segni. Così noi stabilimmo che ogni persona avrebbe portato una croce, piccola o grande. Mentre avrebbero aperto la processione, avrebbe aperto la processione un missionario con una più grande. Tutti l'accettarono con entusiasmo. Così, araldi della croce, la mattina presto ci muovemmo per andare allo stadio. In apertura del nostro corteo portavo io la grande croce della nostra parrocchia. Me ne sentivo veramente fiero. Era uno spettacolo commovente. Da vari punti della città si snodavano queste processioni che si ricongiungevano allo stadio. I canti si incrociavano. Quando terminava il canto di una processione, si sentiva in lontananza come un eco il canto di un altro gruppo. Si andava avanti lentamente. Coloro che portavano la croce avevano un differente segno di penitenza. Alcuni camminavano scalzi, altri portavano una fascia sulla fronte o dei segni vari sul volto, come era loro costume. Allo stadio ci fu una grande concelebrazione con il vescovo Bacole. Ci volle più di mezz'ora per la distribuzione della comunione. Tutto fu ben organizzato, tutto in ordine, tutto ben riuscito. Lo stadio era pieno, sia nelle tribune che nel mezzo del campo. Nessun incidente. Si temeva l'intervento della polizia, invece la situazione rimase calma. Dopo questa manifestazione, con più coraggio, la vita riprese il suo corso normale. La tensione restava e non si poteva nascondere, come pure nel segreto di ciascuno si aveva una certa paura. Quando ci incontravamo tra missionari, continuavamo a scambiarci informazioni e novità, ma sottovoce, con grande prudenza.